La misura di sostegno al pendolarismo studentesco nelle aree svantaggiate è finalmente una realtà grazie ad una legge regionale e ai risparmi del Consiglio regionale. 200.000 euro per il 2018, 100.000 per l'anno successivo. Sono 129 i comuni delle aree interne interessati dal provvedimento, che permetterà in sostanza una scontistica a studenti dagli 11 ai 26 anni del 10% sull'abbonamento. 129 comuni. Gli studenti verranno lo sconto del 10%, direttamente applicato dalle società che gestiscono il trasporto pubblico locale. Lo studente si presenterà lì per fare l'abbonamento e si verrà subito la riduzione del 10%. È una misura importante, aiuta soprattutto i cittadini a non abbandonare i piccoli centri del nostro Abruzzo montano, ma soprattutto un Abruzzo che è conosciuto nel mondo non tanto per il resto ma per le bellezze ambientali, la montagna e questi piccoli centri incastonati. È una seconda misura che abbiamo messo in atto, ce ne sarà qualcun'altra ancora sulla quale stiamo lavorando. Io immagino che questa possa essere la legge sulla montagna se noi continuiamo su misure che possano portare a una riduzione del costo di vita in questi luoghi di circa il 20-25%. 200.000 euro per il 2018, questi fondi arrivano dal risparmio del Consiglio regionale? Sì, 200.000 euro per il semestre, quindi da settembre a dicembre, è il risparmio del Consiglio regionale. Voi sapete che ogni anno facciamo una conferenza, lì in una maniera molto razionale, con i risparmi che riusciamo ad ottenere, finanziamo leggi che colpiscono l'obiettivo. Questo vuol dire buone leggi, una buona qualità. L'ultima fatta è quella di circa 1.300.000 euro per l'aiuto alle piccole e medie imprese ricadenti nel cratere dell'ultimo sisma, anche lì per la ripresa dell'attività economica.